Un giorno oggi vi parlo di un libro e di un errore. Il libro è questo qua, Lucina Cambogia, di Renato Caparotto. E l'errore qual è? L'errore è stato quello di acquistarlo. Non ho controllato nella casa editrice, nelle caratteristiche, ho fatto un acquisto un po' svelto, no? Di questo libro, mi aveva colpito il fatto che c'era scritto 2020, quindi lo pensavo una guida aggiornata. Bene, cominciamo con dire che non è una guida aggiornata e non è nemmeno dedicata alla Cambogia. Qui ci sono tutta una serie di appunti di viaggio, di molti viaggi, uno dietro l'altro, fatti male. L'autore fin dall'inizio dice che non sa l'inglese, quindi insomma, si può già capire quanto riesca ad acquisire di questi posti. E niente, è tutta una sequenza. Sono andato qua, siamo andati di là, ho visto questo, ogni tanto scoffiazza da qualche guida turistica le caratteristiche del luogo dove va. E basta, insomma. C'è scritto 2020, ma non sono i viaggi recenti, quasi, i viaggi sono del 2000. 2000, 2010, da un viaggio di qualche anno fa in Thailandia, non c'è scritto minimamente di qua, addirittura c'è un 1987, questo cos'è? Myanmar, nel 2001, poi più sotto scrive da un viaggio 87, è anche impostato male questo, per finire con un lungo intervento sulla lungo racconto della Malaysia 1987, e questo qua invece poco prima, questo ancora più lungo, guardate, ecco qua, Indonesia del 1993, quindi una guida scritta male, poi guardate, autoprodotta perché non c'è nessuna casa editrice, stampato in Polonia, eccetera. Questo Renato Caparotto mi ha scritto questo libro. Storia di un errore, non ho neanche finito perché alla fine non vale neanche la pena, non c'è nessuna informazione, nessuna descrizione, insomma, con un minimo di senso delle persone, del clima, di quello che c'è, soltanto una serie di appunti, come avrei chiunque può prendersi, appunti per ricordarsi dove sono stato, dove non sono stato, e basta, con qualche battutina, nemmeno poi tanto simpatica. Ecco, può capitare. Arrivederci.